Oggi è il 4 ottobre 2023 e sono passati esattamente 2 mesi dal mio infortunio. Frattura scomposta dell'acetabolo in 3 parti e lussatura del femore con conseguente strappo, penso, di tutti i legamenti, tendini del caso. Dopo che mi sono fatto male, il primo pensiero che ho avuto mentre ero per terra sofferente era soltanto: no cazzo, adesso quanto cavolo ci metterò a tornare in bici? E soprattutto dopo aver letto pareri su internet che dicevano che generalmente il recupero dell'acetabolo avviene in 6 mesi, 1 anno, si yubabba bicicletta. E invece no ragazzi, perché proprio ieri sono andato a fare la terza visita ortopedica dopo l'infortunio. Una bastarda campagna di... L'ortopedico era quasi stupefatto da quanto fosse perfetta la frattura. Ho ancora le campane che rompono il carro. E quindi subito io gli ho chiesto: ma vuol dire che posso girare in bici? Chiaramente no. E lì io gli ho detto: posso fare i panettoni o no? Fra, certo, minchia, me lo chiedi anche, fra. Fra, avresti già dovuto farli. Perché? Perché se no sei un debole. Se io sento la parola debole, fra, debole uguale non beve il latte. Non beve il latte, no, il latte, proprio, latte, no. Io invece, ragazzi, ho bevuto 72 litri di latte ogni giorno. L'osso si è fortificato. Sono un grande. Abbiamo qui il nostro bellissimo panettone dei tutorial Totto si spiega. Adesso, ricordandoci tutto il processo mentale per saltare, arrivi alla rampa, stendi le gambe e tiri su. Il problema principale è: quando ammortizzerò, cioè quando atterrerò, il femore mi risponderà al bacino? Nice. Spero di no. Speriamo. No, primo giro, un po' d'ansietta in teoria ce l'ho, regge. Madonna, no! Madonna, che male! Che ci hai fatto? Coglioni! L'interpretazione allora... dell'anno, l'Oscar va a Torquato Testa. Grazie mille. In realtà i video tipo di quando sono caduto e mi sono fatto male, ho ricevuto un sacco di persone a caso che hanno detto: ma come urli, urli come una donna, come una femminuccia. Io voglio vedervi ragazzi, se filmate la vostra vera caduta voglio sentire il vostro tono di voce come sarà. Però non se vi farete male, ma quando vi farete male. This coldness, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do against my neck? Scherzi comunque, la cosa che sento al di là del saltare è il mio. La cosa che mi dà più fastidio è quando pompo, perché mi manca completamente la muscolatura del quadricipite. Mi cede la gamba quando mi abbasso col bacino. Quello da recuperare, mi sa. Siamo a novembre, è passato circa un mesetto da quelle clip che avete appena visto. E in questo mese, raga, ho giracchiato ancora. E uso la parola giracchiato proprio perché, raga, non sono ancora al 100%. Sarò sincero, raga, con voi. Dopo quella prima volta di riding pensavo che in breve, in 15-20 giorni avrei ripreso completamente a girare come al mio solito. Perché negli altri infortuni che ho fatto fino ad ora, polso, spalle, qualsiasi cosa, bene o male da quando sono salito è passato un mesetto per ritornare quasi al 100%. E non ho mai avuto un infortunio così grosso. E in questo caso ho deciso proprio di dire: Toto, rilassati, prenditi il tuo tempo, recupera come si deve. Adesso cercherò di spiegarvi le mie sensazioni in questo primo mese di riding. Tanto per iniziare volevo farvi vedere come sono messo a livello di camminata. Però appunto, come è andato questo mese di riding? Ho qualche clip da farvi vedere perché ho registrato ogni tanto qualcosina. Comunque principalmente ho cercato di dedicare un po' più di tempo alla pump track, a ritrovare un po' il feeling sulla bici. Ah, anche se questa gamba è ancora legnosa, il sorriso c'è. Chiaramente le prime volte, raga, che andavo un po' più forte, che facevo i primi salti, c'era veramente tanta insicurezza negli atterraggi. Soprattutto la prima volta, raga, che ho dovuto fare i panettoni, cioè sono rimasto scioccato perché, ok, se atterravo bene, nessun fastidio, perfetto. Paurina, eh? Ma nel momento in cui ho provato a fare le primissime whippatine delicate, leggere... Ancora? Non bene. Sembra di avere un telefono in tasca fisso qua. Non è dolore, ma è fastidio alla gamba e soprattutto paura che boh, riesca la gamba, robe del genere. In realtà in questo mese poi ho ripreso ad andare sia in Talaria sia in motocross. Talaria ok, perché la moto pesa decisamente poco. In motocross, raga, 2 settimane fa sono andato la prima volta. In moto i pesi cambiano tanto. Se sbagli, metti giù la gamba, devi tenere su 100 kg di moto.
è decisamente strano. Però vi dico che già da una settimana con l'altra sta migliorando tanto. Appunto settimana scorsa circa ho provato anche a fare i primi salti sull'airbag. E le rotazioni in particolare non mi hanno dato fastidio. Parte più dolorosa? Atterrare effettivamente sul bag, cioè scivolare giù dal bag dopo. Pensavo di trovare molto fastidio a fare tail whip, cosa che invece non è successa. Sento solo molto la gamba rallentata, nel senso che è particolarmente lenta e non è reattiva. Invece provando a fare un 36 downside tail whip, raga, mi ha proprio dato una fitta di dolore, una scossa praticamente. Perché i movimenti di apertura fianco della gamba in questo momento, fatti in maniera repentina e brusca, sono quelli che mi danno ancora più fastidio. Male, dolore, e per fare quel trick lì devo proprio alzare così di fianco la gamba, ancora un po' bloccata in quel movimento. Quel 3 downside lì che mi ha fatto male alla gamba mi ha lasciato un pochino l'amaro in bocca, perché dal sentirmi bene a fare le rotazioni e dire cavolo, forse ci siamo, il 3 downside mi ha rimesso un po' i piedi per terra. In realtà una settimana dopo praticamente quel salto lì sono ritornato in park a girare, mi sentivo particolarmente bene, anche a whippare sui panettoni ero abbastanza confidente e ho detto vabbè, sai che c'è, ho capito che forse i trick di gambe devo un attimo lasciarli ancora da parte, ma le rotazioni posso farle. Ho ripreso a fare i primi 360 sul mulch. Sentendomi bene, ho deciso che rientrerà già il caso di fare un bel 3 triplo bar. I bar spin ci sono. Mi ha fatto benissimo perché mi ha dato un sacco di stimolo e mi ha fatto credere che sto veramente recuperando. Il problema è che io però quando prendo fiducia poi esagero subito, raga. Per festeggiare farò un flip tap. Ho un mio piccolo difetto, ma veramente non riesco a aspettare. L'ultimo ricordo che avevo di un flip era un landing visto da dietro, però. Per favore non piangere. Almeno vedere l'atterraggio mi ha confortato questa volta. Infatti ho detto ai ragazzi, ok, è novembre, di solito la linea grossa la teniamo chiusa proprio perché è molle. L'abbiamo ribattuta tutta, c'è un sole pazzesco e potrei azzardare a farmi qualche giretto dritto anche su questa linea, perché raga, questi 3 mesi sono stati veramente una sofferenza e ti fanno ricordare perché ami andare in bici e perché ami questo sport. Cioè, ho voglia di girare. Non fatevi male che è meglio, di sicuro rimanete più elastici. Piccolo riscaldamento sui panettoni prima di passare ai salti veramente importanti. Troppo tirato. Ecco, però questi atterraggi qua, un mese fa quando ho ripreso, dava veramente tanto fastidio. Cioè, invece adesso già, tirando così storto, un minimo fastidio ce l'ho, ma è buona la sensazione. E adesso è giunto il momento di ritornare a trickare effettivamente i panettoni. Ma 3-6, siccome ho fatto 3 triplo bar sul mulch, 3-6 sul panettone dovrei riuscire a farlo. Ma che paura! Che paura! Bisogna abituarsi a girare incazzati. Io avete visto il 3-6 era proprio bruttino, però è veramente il primo 3-6 che faccio sul panettone. Farei capire che appunto, cioè, anche se veramente prima di farmi male lo facevo veramente ad occhi chiusi, comunque dopo un infortunio già fare trick così, la senti la strizzettina. E riprendere la confidenza quando sei un atleta professionista non è tanto il girare e ritornare da un infortunio come una persona che gira normalmente, ma il fatto è ritornare con quel mindset di fare i trick e farli quando lo vuoi fare e andare a chiudere il trick e farlo con la sicurezza al 100%. Non titubare delle proprie abilità, ma farlo al 100%, perché se poi sbagli. Ed eccoci tornati sui salti seri. Qua non devo sbagliare, veramente.
La cosa di cui sono più preoccupato in realtà, vabbè, non è tanto muovermi in aria, credo di non aver dimenticato come si salta, ma il fatto che quando atterri comunque sulle linee così importanti hai delle compressioni notevolmente maggiori rispetto a salti più piccoli, sia in atterraggio sia soprattutto quando entri così veloce in rampa. Quindi il fatto è che ancora, tipo quando faccio uno squat, ho la forza e inizio a avercela decente, ma comunque, cioè, sento che la gamba, tutti i movimenti sono come un pochino rallentati e addormentati. È solo quello che mi inquieta. Spero di non chiudermi con le gambe in rampa o in atterraggio, perché sarebbe la cosa peggiore di tutte. Un po' di sorriso ce l'ho, ma anche un po' di paura. Dai cazzo. Un po' paletto di legno, ma ci siamo, raga. Sì. Sì, cazzo. Sì, cazzo. Madonna. È un piccolo traguardo questo per ritornare dove ero prima dell'infortunio. E non sono ancora minimamente vicino, ma potete vedere dal mio sorriso che già solo riuscire a fare questa linea adesso, dopo 3 mesi circa dell'infortunio, raga. Ah, cazzo, sì. Però tutto questo è per dimostrarvi, raga, che veramente non importano infortuni. Non importa se avete un periodo o no. Se volete qualcosa, cazzo, niente vi può fermare. Adesso c'è il buon Ricky che vuol fare la linea e non l'ha mai fatta. Tutte le volte che comunque faccio un video sulla linea grossa c'è sempre qualcuno che vuol fare la linea senza averla mai fatta. Perché comunque i ragazzi stanno migliorando tutti. Chiaramente quello che però, come vi ho sempre spiegato, è lo step down, poi gli altri salti no. Chi l'ha visto dal vivo lo sa bene. Ansietta time. Stiamo cacando sotto. Ma non è né la velocità né niente che mi fa paura, è solo che ho paura in generale. Ma tu sai saltare, quindi... Quindi ho paura in generale. Più Nazi fa sta roba a me che fa saltare, figa. È lì, zio, lo vedi? Lo vedi? Va bene. È lì, cazzo. Oh, fammi sentire che sei deciso. Dai. Sei Ricky, sì, cazzo. Sì. Sì, è andato. È andato. Che bello vedere la gente che fa la linea grossa. Cazzo, raga, è una soddisfazione incredibile vedere che finalmente i ragazzi del park stanno iniziando a girare su sti salti. Uno, perché vuol dire che le modifiche che abbiamo fatto a sta linea, ricostruita tutta, l'abbiamo resa un pochino più facile, ma comunque grossa e trickabile per chi si deve allenare. Ma soprattutto vedere uno come Ricky, che raga ha iniziato al Monza Pizza Bike Park a girare. Lui ha iniziato qua e dopo 4 anni che gira, 5, adesso sta facendo la linea grossa al park. E cioè, mi batteva il cuore più di lui, credo. Allora? Primo okay. Giorno che sblocco tutto il Monza Pizza. Esatto, ha sbloccato tutto il Monza Pizza. Comunque volevamo dire che in realtà, ragazzi, Ricky è riuscito a fare la linea grossa solo perché in realtà a novembre, per chi non lo sapesse, è il mese della NNN. Non vi spieghiamo che cos'è perché non si può su YouTube, ragazzi, vi fa tenere la cattiveria dentro accumulata. Oh, a telecamera spenta ha detto no stasera la perdo la NNN. Sono già arrivato 16 giorni, cioè guarda cosa ti ha fatto fare la NNN. Tra 5 giorni siamo al Crankworks. Sono passati 3 mesi e mezzo ormai dall'infortunio, quasi tornato a girare completamente. Prima di veramente arrivare al livello dove ero prima deve passare ancora un po' di tempo. Spero per tutti quegli infortunati, ragazzi, che almeno vi sia servito da motivazione questo video. E per chi sta recuperando da infortuni, anche magari più semplici o più gravi del mio, vi dia la carica giusta per ricordarvi che veramente, se avete un obiettivo, di sicuro guarite prima. Bella. There's coldness there, there's karma. There's heat, there's flames, there's lava. Volcanic, what can we do against my neck? Oh, I know what I'd rather. When I pick up the mic is power. When I pick up the mic got powers. When I pick up the mic is power. When I pick up the mic got powers.